Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video di Real Italy Channel. Oggi, ragazzi, finalmente, finalmente riprenderò. A fare i video sul canale perché finalmente sono mancato per un po' di giorni. Vi chiedo scusa, ragazzi, ma ho avuto degli impegni vi chiedo veramente scusa per l'ennesima volta. Volevo essere con voi in live eh, durante le due partite: Liverpool, Villarreal e Manchester City e Real Madrid. Manchester City, Villareal Liverpool e, Manc e Manchester City, e Real Madrid, Manchester City. Quelle due partite lì. Volevo fare tutte e due le live, però poi, ragazzi, mi dispiace, ma non sono riuscita a farle quindi. Portate pazienza niente ragazzi, io oggi volevo fare un riepilogo, tra virgolette, come si può dire, ehm, delle partite che hanno giocato sia di Liverpool, di Villarreal, perché dico Liverpool? Eh no, perché si è giocata a Villarreal la partita contro Liverpool, Che Villarreal ha giocato contro Liverpool, non a Liverpool. Villarreal, vorrei fare un riepilogo, come si può dire, su Villarreal, oggi voglio fare un riepilogo su Villarreal, Liverpool e... Sull'altra partita che era il Madrid-Manchester eh, City, allora, ragazzi, io partirei con la con prima. Che con la prima partita più importante, che secondo me per me era il Madrid-Manchester City, allora, ricapitolando, cosa ne penso io? Allora, cominciamo. Partiamo col dire che parto col dire che secondo me sì, parto col dire che secondo me il Real Madrid è, ha meritato di andare in finale. Sapete perché, ragazzi? Perché a me, quando aveva giocato eh, contro, eh, nelle altre partite scorse, prima che arrivasse eh, contro il Manchester City, cioè contro il Chelsea molto prima, anche aveva dimostrato molto di più. Sembrava avesse fatto una partenza un po' un po' strana, però in realtà però ha mostrato. Ha mostrato molto il, il Real Madrid ha fatto mostrare ha fatto mostrare quello che doveva essere, ha, ha mostrato chi ha ha mostrato, ha, ha, mostrato ha, ha mostrato quello che doveva mostrare, cioè che ha mostrato chi è. Tutti pensavano che fosse un Real Madrid che non facesse più paura, mentre invece no perché oggi in queste ultime partite che ha fatto ha mostrato com'era, ha mostrato la grinta, ha mostrato che era un Real Madrid cattivo, non un Real Madrid eh, così impaurito che si va a nascondere, un Real Madrid proprio forte, pa proprio pauroso, proprio un Real Madrid che va paura, proprio, che, proprio paura che fa proprio Forte come si può dire, ecco, diciamo forte. Sì, perché molti, stavo dicendo infatti che molti magari perché molti hanno pensato, eh, ma poi anche le critiche i giornalisti, tutto i, i giornali avevano pensato: oh, ma no, ma non è un Real Madrid eh, più che, che non fa più paura come una volta, e invece no, perché sono arrivati in finale e se vincono anche questa per me lo meritano ragazzi perché soprattutto hanno avuto anche dei giocatori abbastanza forti per me come Benzema che per me Benzema è stato veramente spettacolare e per me si deve meritare lui il pallone d'oro perché se veramente io ragazzi vi giuro che se non danno il pallone d'oro a Benzema vuol dire che sono dei ladri eh, quelli della FIFA vuol dire che sono dei ladri vuol dire che sono dei ladri quelli che non danno il pallone d'oro a Benzema perché, perché uno deve dare il perché poi la cosa che io mi chiedo ricapitolando che. Eh, su questa cosa qua già che ci sono sul discorso del eh, pallone d'oro, cioè perché uno deve dare il pallone d'oro a uno che non se lo merita, tipo Messi, Messi, che per me quel pallone d'oro lì era rubato che non se lo meritava. Il pallone d'oro, ragazzi, è fatto apposta perché eh, si sente anche della parola pallone d'oro è fatto apposta perché si riferisce e, e, e bisogna darlo a quelli che se lo meritano, non a quelli che pensano, alcuni che sia stato bravo. Invece no, lo devono dare a quelli che se lo meritano. Perché se il pallone d'oro. Ehm, perché se benzema ha fatto delle ottime partite in queste. Perché se benzema ha giocato bene in queste ultime partite, bisogna dargliela a lui. O a benzema o a Salah. Perché adesso vedremo anche come si comporterà. Come, come sarà il Liverpool. Cioè, come si comporterà, come sarà il Liverpool alla finale anche, certo. Ricordiamo: E praticamente per me, sì, cioè, io spero che glielo daranno. E poi, ragazzi, eh, da un'altra parte, volevo anche parlarvi, eh, no, prima, però, volevo finire di dirvi questa cosa qua: del Real Madrid eh, contro il eh, Manchester City. Che secondo me, ragazzi, il Manchester City posso dirvi la verità: io me la sentivo che. perché. Eh, i il Real Madrid stavo dicendo ragazzi no volevo dire il Manchester City secondo me è stata una squadra che mh, io vi stavo dicendo che eh, me lo sentivo diciamo un po' me, io me la sentivo cioè ero proprio sicuro ero sicuro su di me me, senti, me la sentivo che stavolta era l'anno giusto come si può dire che il Real Madrid vince il Manchester City scusate vinceva la Champions League perché avevo visto che si impegnava molto però intanto ieri sera il Real Madrid ha dimostrato eh, la, la forza che aveva che tutti Pensavano che fosse un Real Madrid. No, non fa paura. Non è più forte come una volta. E invece no, perché ieri ha mostrato la forza e la grinta che c'aveva. Che era un Real Madrid forte, che non scherzava mica. Eh. Perché ragazzi, tutte le squadre possono cambiare. Il Real Madrid, può, vabbè, avrà, avrà fatto anche una partenza un po', diciamo, un po' brutta, come si può dire, cioè, sarà anche partito col piede sbagliato, come si può dire, cioè, sarà partita anche male, come si può dire, però intanto ieri ha dimostrato che era molto forte, perché le cose cambiano anche, ovviamente, certo, perché possono cambiare anche, le, cioè perché possono cambiare, perché avete visto che anche le squadre sono cambiate, che il Real Madrid ha vinto, che il Real Madrid ha vinto, che il Real Madrid è arrivato in finale, che ha dimostrato di essere forte. Perché le cose possono cambiare ragazzi Possono cambiare E hanno dimostrato ieri Che la, la, la forza che avevano La grinta Che erano forti Che non scherzavano mica E sono riusciti ad arrivare in finale E poi ragazzi Parlando di eh, Perché all'inizio Vi faccio anche io su so questa cosa qua Poi passo alla partita eh, Villareal-Liverpool Perché poi parlando di quella cosa lì eh, Manchester City eh, Della partita del Manchester City contro Del Real Madrid contro il Manchester City eh, diciamo che il Manchester City sembrava che fosse degno, diciamo, di andare in finale no? e invece no, perché era partito col, perché la partita era, diciamo, si era riaperta come si può dire con il gol di al 70, con il gol di Mahrez al 73 Però poi dopo si è subito. Si è subito dopo riaperta eh, con, con i tre gol che hanno fatto al 90, che per me è stata veramente una partita, una partita spettacolare. Non sono riuscita a vederla tutta, però è stata veramente bella. Cioè, io nessuna delle due partite sono riuscita a vedere e per fare questo video ho dovuto vederle, perché dovevo parlare, perché volevo vederle prima, ovviamente. E secondo me, guardando solo la sintesi, come si può dire, della partita, per me è stata veramente una partita, veramente fenomenale. Sì, sì, è stata veramente una partita, proprio veramente, veramente... Veramente bella perché vi ripeto, poi eh, par parlo della, de della, eh, de della partita Villarreal-Liverpool. Eh, perché vi ripeto solo quest'ultima cosa qua. Ricordatevi che il Real Madrid ieri sera ha dimostrato la forza che ci aveva la Green. Eh, ricordatevelo, perché anche le squadre possono cambiare. Ricordatevi solo questo. Che anche ieri il Real Madrid, che molti pensavano che fosse calato, anche come si può dire, magari pensavano qualcuno, anche pensava no, è calato, invece no, ieri ha dimostrato, e io ve lo ripeto perché questa sarà quella lì. Sarà una partita che, è nella che rimarrà nella storia del calcio. Non è stato veramente spettacolare. Il Real Madrid, Beh, per, me per me, è veramente spettacolare. Veramente, veramente spetta spettacolare. Veramente spettacolare. Adesso ragazzi passiamo alla partita, eh, Viglia real eh, liverpool allora, 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 parto col dire qua che secondo me Emery, l'allenatore del Viglia Reale, come potrei descriverlo, Emery l'allenatore del Viglia Reale, anche qui diciamo che è stata una partita come, eh, quella eh, come quella Real Madrid Manchester City, perché sembrava che il Real fosse abbastanza forte da andare in finale, ma invece no, perché anche ieri Liverpool ha dimostrato che, era forte anche che, era che, era che erano forti loro, che erano forti, che avevano una grinta, che non mollavano mai, che non hanno mai mollato. Alla fine avete visto poi anche il gol di Manea esimo che il portiere era uscito dalla porta e aveva, aveva fatto la stessa fila di Donnarumma che giocava col fuoco davanti alla porta. Però io ragazzi volevo aggiungere questa curiosità qua sul Villareal. Io volevo dire questa cosa qua di Emery. Secondo voi ragazzi Emery poteva essere un gran allenatore per andare eh, in finale? Secondo me ragazzi io vi lascerei questa risposta. Cioè io sarei diciamo sulla, sul centro della strada come si può dire. Perché io da una parte sarei indeciso se Emery è stato bravo. Se Emery è stato un bravo allenatore, a, ad aver allenato bene, e da un'altra invece, cioè, sono indeciso se sì o no, come si può dire, perché quando avevo visto che era uscito, non, diciamo che non sono riuscito bene a capire se Emery, come allenatore, era un allenatore bravo o no. Allora... Sicuramente meglio di Allegri perché Allegri è un allenatore, ragazzi. Che proprio già vederlo solo appena fa, fa entrare Chellini e Vlaovic, che purtroppo anche per colpa sua ha rovinato Vlaovic, per me è stato veramente veramente una cosa che mi fa più e che mi fa venire nervoso, perché devi fare entrare Kellini e Vlaovic, che per colpa sua anche un po' Vlaovic è calato, ma a parte quello il discorso, cioè, poi parlando anche del discorso Juve, secondo me ragazzi Vlaovic, da quando l'hanno comprato, l'hanno un po' rovinato, un po' da parte di Allegri l'ha rovinato, eh, cam, facendogli, cioè, diciamo, Rovinandolo l'ha un po' rovinato Allegri. Mentre invece, dall'altra parte, si è rovinato lui se stesso. Non segnando più i gol perché prima li segnava subito, e adesso non li segna più. però, secondo me, ragazzi, riguardo quello, da una parte, secondo me l'ha un po' rovinato Allegri, e da una parte, invece, si è rovinato lui. Secondo me, poi, questa è un'opinione mia. Poi, tralasciando il discorso di volevo anche parlare di questa cosa qua. Perché, ehm, secondo me, Allegri deve essere proprio un allenatore che lo devono cambiare. Almeno se prendono Pirlo, forse almeno è meglio. E mi stavo dicendo che, almeno, Emery. Certo, infatti, visto che vi stavo parlando di Emery, era un allenatore che era molto meglio di Allegri, certo. Perché volevo, eh, diciamo, fissarmi su questa cosa qua. Emery. Ehm. Diciamo che sarà un allenatore più bravo di Allegri, però la cosa che non capisco è che in molti hanno pensato che eh, avesse, diciamo, guidato sul timone di un Villa diciamo che è molto molto spaventoso, no? Pensavo, Pensavano in molti che magari lui riuscisse ad arrivare in finale, invece no, perché da una parte sarei indeciso su questa storia di Emery, perché sarei indeciso se dire eh, se, è stato, se è riuscito a da allenare bene oppure no? sarei indeciso se sul sì o sul no, come vi avevo detto prima perché quando lui allenava al Paris Saint Germain, quando lui allenava, eh, allenava al Paris Saint Germain, lui vi ricordate che era arrivato nei, negli ottavi di finale, mi sembra più o meno negli ottavi degli ottavi eh, di finale no, dov'era? Negli ottavi, sì, nei quarti negli ottavi di finale più o meno ottavi eh, quarti ottavi di finale, ottavi quarti di finale, più o meno, sì. Um, e secondo me eh, Emery diciamo che ha un po' dimostrato da una parte sua il Villarreal eh, abbastanza forte, da un'altra parte invece il Villarreal si è dimostrato un Villarreal abbastanza forte, cioè da una parte Emery diciamo che ha riuscito un po' eh, non saprei come spiegarvi un po' a um, a, diciamo, a guidare un Villareal che sembrava che il Villareal riuscisse a vincere tutte queste partite qua per merito di Emery però ricordatevi questa cosa qua secondo me il Villareal è anche riuscito ad arrivare in semifinale non per colpa della fortuna perché il Villareal era una squadra forte non perché Emery è stato bravo no perché vi ripeto Emery sicuramente sarà un allenatore molto meglio di Allegri però ricordatevi che non è che sia proprio un allenatore forte forte eh? però sicuramente è, è, riuscito, è, è riuscito a guidarsi da solo tutta la squadra del Villareal perché a volte diciamo a volte ci sono anche de, 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 a volte quando tipo vince la squadra una partita a volte può anche essere solo merito della squadra non dell'allenatore perché se la squadra vuole giocare bene merito della squadra ricordatevi anche questo e eh, diciamo che volevo un po' esprimere questo come si può dire che vi ripeto, sì, io sarei, sì, io sarei indeciso su questa storia qua di Emery, perché non saprei dire se è bravo o non è bravo, diciamo come allenatore. Perché magari molti pensavano, secondo me, anche qui: che pensavano: Ah, oh, ma il vilareale è arrivato in finale per... grazie ad Emery. No, perché il vilareale ha voluto impegnarsi, l'avrà anche un po' spinto ad arrivare in semifinale. Emerys, gli avrà anche un po' aiutati Emery. Però rimane il fatto che hanno voluto non arrivare in finale. Perché ricordatevi che. Sono voluti andare loro in finale Perché non è che Emery sia un allenatore bravissimo Se fosse come, come, come altri allenatori tipo Klopp, Tuchel Che quelli sono allenatori tedeschi bravi Sarebbe anche stato merito loro Per esempio se Klopp avesse allenato il, Faccio un esempio il Villareal, no? Sarebbe stato anche merito di Klopp, poi questa è anche un'opinione mia. Ma comunque, ragazzi, veramente complimenti anche a Liverpool perché per me Klopp, Tuchel, tutti gli allenatori tedeschi, per me sono veramente dei, dei, dei grandi. Non, non sbagliano neanche una virgola e per me sono veramente bravi. Mi piacciono veramente molto, Klopp, Tuchel, poi chi c'è anche Flick, 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 mi piacciono un sacco perché loro sanno allenare bene, sanno guidare bene il timone della loro squadra, come si può dire. Ho fatto l'esempio del timone perché è un esempio. Secondo me me la sento che la Champions League, anche se il Liverpool avrà un allenatore bravo, io me la sento che la vincerà il Real Madrid. Perché vabbè, il, Real, il, il Liverpool ci avrà anche un allenatore bravo, però rimane il fatto che il Real Madrid, se vincerà la, cioè questa Champions League, sarà tutto merito della squadra sia di Ancelotti sia della squadra ovviamente perché Ancelotti ha voluto guidare bene la squadra e la squadra ha saputo confrontarsi bene con le altre squadre quindi sarà merito di tutti e due sia dell'allenatore sia della squadra io spero che vincerà la Champions League il Real Madrid perché stavolta se lo merita cioè quindi cioè, se la vince Liverpool non mi dispiace però se la vince il Real Madrid per me se lo meriterà un sacco perché ha voluto fare molta strada per arrivare fino qua in finale e speriamo che magari la vincerà. Però va bene anche il Liverpool, eh, ovviamente. Certo, vi dico su questa cosa qua. Cioè, se la vince il Liverpool va bene lo stesso, però vi ripeto che se la dovesse vincere il Real Madrid avrà fatto molta strada per arrivare a questo obiettivo. Come si può dire? Io volevo solo dire questa cosa qua, ragazzi e niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Volevo fare un riepilogo su tutte queste due partite perché volevo assolutamente dire qualcosa e l'ho fatto oggi con questo riepilogo. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è stato un, un riepilogo tutte e due le partite, un riassunto di tutte e due le partite, un riassunto, come si può dire anche un riassunto di tutte e due le partite. Eh, e noi ragazzi spero che, eh, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale qua sotto e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao!